L'obiettivo di quest'anno è quello di presentare tutto sul vinile, basato tessine, bracci, con amplificazione adeguata chiaramente. E abbiamo portato due sistemi, un sistema, la catena dei diffusori della BBC, LS35A, 59, S8, in più con diverse amplificazioni, sempre con vinile, con più bracci, più testine. E in più abbiamo portato un applicato, un Vitus in integrato che pilota sia le Gram, le Karma S7, le piccoline, non so se poi lo facciamo vedere, e anche le Karma più grandi. Dall'altro lato, dove c'è le LS35A e le 59, abbiamo messo un finale a Q-Phase in classe A da 65 watt, un pre-passivo inglese molto buono che ha guadagno di 6 dB passivo con trasformatore d'argento che suona da Dio, suona benissimo, un prefono della Macintosh a valvole, un giradischi della Luxman piccolino con braccio top della Yelco e testine a volontà da scegliere, step up chiaramente, poi ve lo faccio vedere. Diciamo, l'obiettivo è quello di pubblicizzare il vinile, sia bracci che testine. Abbiamo portato una bacheca di testine. È solo per testire step up, è solo per far vedere come operiamo noi, tutti montati su Shell. Questo non è per venderlo qui, è solo per dimostrare. Chiaramente, venendo in negozio, noi abbiamo la possibilità, una trentina di testine già montata su Shell, con il braccio, tre bracci qua, possiamo fare la differenza. Io posso provare più bracci o una testina ascoltando con diversi bracci o con lo stesso braccio più testine. E scegliere i vari step up, sì. Poi una volta che c'è a fuoco, che non esiste una testina che copre tutto, ogni testina ha il suo carattere. In più oggi è dedicato all'audiotecnica, è uscita, hanno fatto una testina Art 1000, che praticamente ha le bobine vicino attaccato a Candy Level, diretta diciamo, ha una sospensione diciamo verticale e normale, orizzontale e più controllata, quindi massima tracciabilità. Queste ne fanno 200 tessine all'anno, di cui la distribuzione viene fatta per l'Italia, gli hanno assegnato 10-12 testine e hanno fatto solo i venditori, di cui siamo noi. Adesso noi abbiamo una tessina audiotecnica per dimostrare, sia la tessina Art 1000, il suo step up nuovo appena arrivato questa mattina e i suoi cavi. L'affluenza di pubblico è stata straordinaria, al di sopra delle aspettative. Molto di più degli altri anni. Comunque adesso c'è tanto interesse sul vinile, anche perché la Sony, non so se tutti lo sanno, ma l'altro anno ha aperto una fabbrica di 70.000 metri quadrati in Giappone e per la regione Europa è previsto fine 2019, primi 2020. Teniamo conto che la Sony detiene il 70-80% delle etichette più importanti, il che significa, faccio un esempio, se Media World 2 anni fa c'era uno scaffaletto, adesso c'è una parete, quindi adesso che arriva la Sony ci sarà un reparto, quindi c'è tanto interesse sul vinile e la cosa straordinaria è che i giovani stanno scoprendo il vinile, i giovani abituati all'MP3, scandalosi, stanno scoprendo il vinile, quindi secondo me ci sarà, per noi è una manna da cielo, ci sarà un ritorno al vinile in maniera sconvolgente.